Ad Agrigento, alla Pala Congressi, concluso il 56esimo convegno internazionale di studi pirandelliani, promosso dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani. Quest'anno, la tre giorni del dibattito, ha avuto come titolo e tema conduttore Suo marito, la maschera di un'autobiografia e altro. Il Rotary Club Agrigento ha sponsorizzato l'evento. Un bilancio senz'altro positivo, sia per la partecipazione dei convegni degli studenti che dei professori universitari, sia anche come qualità dei contributi che la critica pirandelliana ha ricevuto da questi incontri. Senz'altro un lavoro costruttivo su un romanzo che noi abbiamo voluto segnalare all'attenzione non solo della critica per una nuova e innovativa rilettura, ma anche per il pubblico, perché Suo marito, pubblicato nel 1911 e poi postumo nel 1941 con il titolo di Giustino Rongella, nato Boggiolo, merita tutta l'attenzione di critici e di lettori, sia per i contenuti in sé, sia per la scrittura, sia per quello che rappresenta nell'arte pirandelliana. E si pensi che è un romanzo coevo alla redazione, per esempio, dei Vecchi e Giovani o anche del saggio sull'umorismo, ma anche di altri impegni, altri scritti che Pirandello non si stancava mai di elaborare, di scrivere, perché Pirandello, a parte l'arte sua, quindi l'ispirazione personale per le opere di narrativa o di teatro, scriveva articoli, recensioni per riviste varie. Il bilancio senz'altro, dicevo, positivo, perché sono la bellezza di 500 presenze e presenze collaborative, presenze senza distrazione, presenze attente a questo nostro grande autore che risponde al nome di Luigi Pirandello. Il Rotary Club Agrigento, oltre ad essere attento alle problematiche del territorio, è anche vicino alle nuove generazioni, allo sviluppo della cultura e della pace. Per questo quest'anno abbiamo voluto essere accanto all'organizzazione del convegno internazionale di studi pirandelliani, un convegno appunto internazionale che dà un ampio respiro a quello che è proprio l'attività del Centro Studi Pirandelliani. Un'esperienza molto positiva, ogni anno è un appuntamento importante che si ripete e che coinvolge studiosi a livello internazionale e tantissime scuole che vengono da tutta Italia. Sono ragazzi molto interessati, motivati a conoscere l'opera di Pirandello da tanti punti di vista e partecipano con interesse e devo dire con grande entusiasmo. È un'esperienza importante perché unisce l'Accademia avvicinando il mondo della ricerca a quello della scuola, e in questo convegno dedicato al romanzo Suo marito è stato veramente messo a fuoco l'argomento autobiografico, e nella misura in cui è possibile leggere il romanzo proprio come la maschera di un'autobiografia, che è quella pirandelliana, e cogliere anche l'importanza di diversi aspetti rintracciabili da tanti punti di vista proprio all'interno del romanzo. Io mi occupo di didattica della lingua e letteratura italiana, ma non solo. Insegno all'Università Cattolica di Eichstätt, che è l'unica università cattolica di tutta la Germania. Pirandello, come sappiamo, si è laureato a Bonn e in Germania è molto apprezzato, molto conosciuto, per cui anche questo è un incentivo a continuare a fare sempre meglio e sempre di più.